Canto per te, Festival della Musica Leggera, ideato da Jenny Criscuolo nel 2011. Il festival cammina di pari passo con le preselezioni del Festival Internazionale di Saint Vincent in Valle d'Aosta. La scorsa edizione ha permesso di poter accedere all'Accademia di Saint Vincent ad 8 partecipanti di Canto per te, accademia di una settimana condotta dai maestri e di amici, come Grazia Di Michele, Luca Pitteri e tantissimi altri, dove hanno potuto consolidare il loro bagaglio artistico. Quest'anno le categorie dei partecipanti saranno due, una destinata alle voci bianche, bambini fino ai 12 anni di età, e l'altra dai 13 anni in su, sia per pezzi editi che inediti. La finale del festival Canto per te si svolgerà al Palafiori di Sanremo durante il prossimo festival del 2014. Accederanno alla finale concorrenti che avranno vinto le varie tappe nelle varie location e piazze di tutta la Campania. Il giorno 23 maggio 2013 al Club 51, durante la seconda tappa del festival, si è tenuto un gemellaggio con il festival Stasera Canto Io di Lecce, ed erano presenti gli organizzatori. I finalisti del Festival Pugliese accederanno di diritto alla finale al Palafiori di Sanremo. Inoltre, Canto per te è gemellato con Una voce per Pitia Cruz, tributo a Mia Martini, che si svolge a Ischia il concorso canoro di Salerno Zero Free Music. Il 22 e il 23 giugno si sono tenute le selezioni di Canto per te e Saint Vincent a Marina di Camerota con il Festival Canoro Amici per Sempre, nel quale si sono esibiti i giovani talenti del posto. La scorsa edizione del Festival Canto per te è stata vinta da Melò, giovane artista che si sta imponendo nel mondo dello spettacolo con una bravura e grinta. Quindi ottima occasione di mostrare in una vetrina internazionale i talenti e le voci del nostro sud. La giuria del festival è formata da validi musicisti e cantanti, da Marcello Attanasio, direttore artistico del festival e titolare dell'associazione musicale Music Cult, da Dino Di Leo, musicista, cantante e direttore di music in scena, da Enza Gananno, artista salernitana, denominata la Raffaella Carrà del Meridione, da Lucia Bottone, cantante, da Michele Bosco, cantante piano barman, da Patrizia Salerni, cantante. Ecco alcune immagini riprese della nostra emittente TV Sorrento durante la seconda tappa di Canto per te. Vediamo il servizio. Amici di TV Sorrento, buonasera. Sono all'ingresso del Club 51 e sto per presentarvi una meravigliosa serata, la seconda tappa della seconda edizione del Festival Canto per te, ideato e organizzato da Jenny Criscuolo. Un festival di veri talenti, tanti giovani, bambini che si esibiranno questa sera per voi. Ed eccoci alla seconda tappa della seconda edizione del Festival Canto per te. Qui ho con me la vincitrice, una dei vincitori di questa seconda tappa, lei è Marina, e vorrei ascoltare da Marina le sensazioni che ha provato nel portare questo brano. Una bellissima sensazione, un ritorno dopo tanti anni. Io cantavo da piccola, poi il mio percorso un po' particolare mi ha allontanato dal canto e dalle scene. Io ringrazio tutti voi per la dolcezza e per l'umanità, e oltre a una vittoria pratica e musicale è una vittoria morale, e fa comprendere che dove c'è amore si può tutto. Grazie a tutti voi. La scelta del brano non è stata sicuramente facile. Lei ha portato un brano di Cocciante. Ci vuoi dire tu il titolo, Marina? Sì, Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Un pezzo molto impegnativo, ma lei l'ha eseguito in maniera egregia. Grazie. Sei entusiasta, sei contenta di questo risultato? Sono più che altro emozionata, non ci credo ancora, non pensavo di riuscire a superare questa fase del festival. Spero nel proseguo di poter dare ancora più, di emozionare e di emozionarvi con la presenza di tutti quanti voi. E proseguiamo con i nostri talenti. Lui, Joseph Amendola, è il vincitore insieme ad Anthony di questa seconda tappa della seconda edizione del Festival Canto per te. Joseph, tu ti sei espresso non solo con la voce ma anche con il piano. Cosa hai portato questa sera? Imagine di John Lennon, quindi un pezzo abbastanza molto conosciuto, però è una versione particolare. Mi dicevi prima, quando ti ho proclamato vincitore, che avevi un po' di timore, perché? Perché il pezzo, diciamo, l'ho arrangiato un po' a modo mio, l'ho stravolto, e c'era il rischio che non venisse capito, però fortunatamente è stato capito, quindi... Ma cari telespettatori, è stato capito perché Joseph ci ha messo il cuore, e la musica non può non essere bella, non essere ascoltata quando c'è il cuore, e lui ce l'ha messo davvero. Grazie, grazie mille. Continuiamo in questa raccolta di talenti. Sono con Adrian Parisi.
lui un altro bravissimo cantante che si è esibito questa sera per la seconda edizione del festival Canto per te. Cosa hai portato? Ho portato Fumo e cenere dei Finlay. Sei entusiasta del risultato, di come hai eseguito la canzone? Ma poteva andare meglio, però sì, sono contento di come è andata. E questa è stata la tua prima esperienza o ne hai fatte già altre? Ne ho fatte già altre, però questo concorso qua è stata la mia prima esperienza. E proseguiamo in questa rassegna di talenti. Lei è Concetta Dragone. Con che brano ti sei esibita? Allora, mi sono esibita interpretando il brano di Mietta, Fare l'amore, di Sanremo 2000, se non erro. Io ascoltavo questa bellissima cantante con questa bellissima voce, è una voce veramente particolare. Da quanti anni coltivi questa passione? Ma diciamo la passione c'è stata da sempre, però sono 2-3 anni che ho iniziato, diciamo, nel campo più approfondito, quindi... Il tuo sogno nel cassetto? Beh, non mi do dei punti di riferimento per non restare delusa, però se c'è la possibilità di diventare qualcosa, di fare qualcosa per gli altri attraverso la musica, perché no? Ci vuoi fare un piccolo accenno della tua canzone? Fare l'amore mette in pericolo tranquille parole, miele nel sole, vogliamo sciogliere le nostre parole in questa... E se questo non è talento, ditemi voi il talento dov'è. Ed eccoci con un altro vincitore, il vincitore insieme a Joseph Amendola di questa seconda tappa del Festival Canto per te. Anthony, vuoi dire ai nostri telespettatori cosa hai portato questa sera? È stata una serata bellissima. Ho sentito il calore di tutti e ringrazio tutti voi per questa serata e per avermi fatto vincere, perché spero di esservi piaciuto. Ma i telespettatori non hanno avuto modo di ascoltarti, quindi vuoi dare un piccolo accenno della tua voce? Certe sere lo sai, a casa non tornerei, una preghiera non c'è per non sentire il vuoto in me. Ci sta prendendo gusto, eh? Quindi Massimo Di Cataldo, una canzone molto impegnativa, una canzone molto romantica. Ma tu che tipo sei? Romantico. E sei fidanzato? Sì, da un anno. Quindi è l'amore che lo fa cantare e è l'amore che lo fa esprimere in una maniera eccellente. E io ti saluto e ti aspetto quindi alla finale del Festival Canto per te. E sono qui con un altro talento di questo meraviglioso festival. L'anno scorso l'ho ammirata, l'ho ascoltata non solo per la sua voce ma anche per la sua eleganza. Lei è Anna Rinaldi. Questa sera ha partecipato al festival non come concorrente, ma come ospite. Anna, in questa nuova veste come ti sei sentita? Mi sono molto emozionata perché già essere definita ospite è un onore. L'anno scorso mi sono classificata seconda ed è un festival che devo dire ogni anno dà emozioni perché ci sono ragazzi talentuosi. Quest'anno c'è anche la categoria bambini, ho visto che sono stati bravissimi e mi hanno divertito tanto. Poi la giuria è d'eccellenza, insomma, e ho cantato col maestro Di Leo che mi ha accompagnata in Caruso. È stata un'emozione per me. Però dobbiamo dire una cosa molto importante: Anna canta sì con il cuore, ma canta perché ha fatto tanta scuola e quindi bisogna dire a tutti i telespettatori che è importante cantare, ma è importante anche usare tecnica, studiare. E tu l'hai fatto, vero Anna? Sì, è importantissimo. Col tempo si rischierebbe infatti di perdere, perché l'uso della voce è molto difficile, bisogna avere padronanza, bisogna avere delle tecniche particolari, quindi ragazzi mi raccomando studiate perché è importante. Quindi studiate canto, usate la passione ma usate anche la tecnica, fate insomma come ha fatto la nostra splendida Anna Rinaldi.